Il presidente della giunta Donato Toma e il sottosegretario Roberto Di Baggio hanno voluto esprimere pubblicamente oggi la soddisfazione per il miglioramento delle acque molisane di balneazione. Una buonissima notizia, gli ultimi dati dell'ARPA Molise confermano il crescente miglioramento della qualità delle acque di balneazione della costa molisana, come viene ribadito dal presidente Donato Toma e dal sottosegretario con delega all'ambiente Roberto Di Baggio. Monitorare il sottosegretario Di Baggio che mi affianca in quest'opera e alla delega all'ambiente deve, come sta facendo, stare sul pezzo con i nostri dirigenti per il monitoraggio. L'ARPA ha una funzione importantissima perché la sorveglianza significa anche fare prevenzione, anche fare prevenzione. La prevenzione ci porta poi a dei risultati quali questi che abbiamo ottenuto. Quando dico sorveglianza intendo dire la sorveglianza anche sugli scarichi. Non bisogna temere i controlli da chi che sia, anzi, bisogna accettare, le critiche quando arrivano da soggetti qualificati, attenzione, bisogna accettare le critiche perché le critiche ti fanno migliorare. Dopo svariati anni abbiamo avuto un notevole miglioramento della qualità delle acque su tutto il litorale, soprattutto sulla parte di Termoli, sul Rio Vivo 3, che è il punto dove venivano eseguiti i campionamenti, si è passati da una qualità scarsa a una qualità sufficiente, ma soprattutto tutto l'intero litorale, la qualità delle acque, la percentuale di acqua eccellente è salita di 4 punti percentuali. Intanto il presidente Toma ha dichiarato il suo impegno costante nel voler risolvere insieme ai suoi colleghi delle altre regioni costiere i problemi lamentati dai titolari degli stabilimenti balneari. Stiamo facendo un grande lavoro sulla conferenza dei presidenti, sul tavolo della conferenza dei presidenti, perché dobbiamo tutelare, le aziende, le piccole aziende dei balneatori italiani, non solo termolesi, che hanno costruito il loro patrimonio familiare su quel lavoro, perché la balneazione in Italia viene gestita non da grandi capitali, col lavoro dei balneatori. Quindi noi stiamo cercando di conciliare le problematiche della Bolkestein, quindi le problematiche relative alla concorrenza sulle concessioni e le problematiche delle piccole imprese che fino ad oggi hanno investito su queste attività. Quindi c'è secondo me un punto di conciliazione, un punto di incontro, lo dobbiamo trovare insieme al governo e insieme all'Unione Europea.